chiaro che il duello è tra Pulcini e Kenny Roberts, leader a pari punti della graduatoria iridata. Se è impossibile sbagliare in condizioni normali con la pista così bagnata, è assolutamente precario l'equilibrio delle moto in pista. Intanto vedete Barrichin ha attaccato Puncini ma non è riuscito a passarlo. La corsa è assolutamente da fermare, sta piovendo a dirotto, i piloti hanno tutti le gomme slick, ma il direttore di corsa non ferma la corsa. È cascato Kenny Roberts, vedete come scivola il pilota, addirittura comica la caduta di Kenny Roberts. Fortunatamente riprende la motocicletta, è in testa Middleburg, prende fuoco la Yamaha di Roberts, vedete, toglie la moto dalla pista per evitare che le fiamme possano coinvolgere altri piloti. Un gesto veramente sportivo questo dell'americano, leader provvisorio della graduatoria iridata, mentre sta piovendo a dirotto.